Nel 1908 Freud salpò per l'America a bordo del piroscafo George Washington. Durante la traversata, ad accoglierlo trovò una parata di mostri marini, venuti a galla per vedere l'uomo che si era immerso nell'agitato mare dell'inconscio, tra lupi bianchi e giraffe in fiamme. Povere creature degli abissi, non immaginavano che di lì a breve quell'uomo, all'apparenza innocuo, le avrebbe rinchiuse dentro un acquario non più grande di una calotta cranica. Freud aveva altro per la testa. Questi puritani, pensava, mi linceranno appena si renderanno conto che al centro delle mie teorie c'è la sessualità. Ma si sbagliava. Perché niente vende come il sesso in una società di puritani. Neanche la Bibbia, direte voi? Beh, proprio per questo. Da Noè ubriaco, insidiato dal primogenito Cam, a Lot che si accosta insieme alle figlie nelle profondità di una grotta, sino ad Abramo che spinge la moglie Sara tra le braccia del faraone, le pagine dell'Antico Testamento sono intinte di relazioni incestuose, stupri e prostituzione. E poi c'è il cinema. Samuel Goldwyn, saputo dell'imminente arrivo dello psicanalista viennese, gli offrì un assegno da 100.000 dollari a condizione di poter stampare a caratteri cubitali, approvato dal dottor Freud, il più grande specialista d'amore del mondo, sulla locandina di un film su Antonio Cleopatra. Freud rifiutò l'assegno. La settima arte non lo interessava. Sfortunatamente per lui, il cinema non la pensava allo stesso modo. In vista della Statua della Libertà, Freud disse: "Portiamo la peste e loro non lo sanno ancora." Substituted monologue for pills. He drew crowds
just like Walt Sattler, when along came Jung and Adler, and they said, by God, there's gold in them thar ills. They encountered no resistance when they served as Freud's assistants, as with ego and with it they deftly toyed. But instead of toting bedpans, they wore analytic deadpans. Those ambitious doctors